Siamo con il maestro Gianfranco Antero per il secondo giorno di questo corso di formazione regionale per istruttori SNAC primo livello. È un onore averlo organizzato qui a Mazara. Sì, è un onore e anche un piacere perché questo significa che la società qui a Mazara di Scherma è considerata una tra le migliori in regione, tanto che è vero che ci assegnano questi corsi di formazione per questi ragazzi che si stanno avviando alla pratica dell'insegnare la scherma. È un onore, sì, è un onore e tra l'altro è un onore molto importante perché ieri nel primo giorno ha tenuto i corsi e le lezioni il maestro del campione olimpico Giorgio Avola, il maestro Eugenio Migliore di Modica, che è venuto qui a tenere la parte teorica per quanto riguarda la specialità del fioretto. E oggi l'onore della sciabola è toccato a me e anche all'altro maestro dell'altra società di Scherma di Mazara, quindi per quanto riguarda la sciabola diciamo che siamo tra virgolette l'eccellenza regionale. E quindi il comitato regionale ci ha dato questo compito di formare per questa specialità questi nuovi istruttori. Ma non finisce qui perché ci sarà una seconda tappa per questo corso che si terrà proprio a Modica, in casa per così dire del maestro Migliore. Sì, il 20 e il 21 dicembre i ragazzi si recheranno a Modica per la seconda tranche del corso. Il corso è stato ormai equiparato quasi ad un titolo diciamo di primo livello universitario. È un processo che dura per 6 anni. Adesso loro stanno facendo questa prima parte di corso in 3 tranche, la prima è stata qui, la seconda sarà a Modica e la terza sarà in una zona penso neutra, quindi a Caltanissetta, dove si parlerà di metodologia di insegnamento, metodologia dell'allenamento e anche aspetti normativi per quanto riguarda legislativi per quanto riguarda la formazione di società e quindi a livello legale, di statuti e tutto, quindi è una formazione molto, molto completa. Che permetterà poi al ragazzo nei vari anni di poter acquisire un titolo molto importante riconosciuto dalla Scuola dello Sport del CONI nazionale.